siamo riusciti a dare una forte accelerazione negli ultimi 3 anni, ci siamo impegnati in tutti i sensi, abbiamo seguito con grande apprensione perché questa arteria è quella che ci fa guardare lontano, ci fa guardare a Gela, sperando che poi da Castelvetrano a Gela lo Stato, l'ANAS, possa realizzare la chiusura dell'anello autostradale cui tutti guardiamo. Era un impegno che il governo Musumeci aveva assunto e oggi lo abbiamo rispettato. Dobbiamo dire grazie a tutte le imprese, a iniziare dalla Cosedil, a tutte le imprese locali affidatarie che hanno reso possibile un significativo, un importante, uno strategico intervento che oggi rappresenta anche una sorta di riscatto per il Ragusano, per il Siracusano, ma per tutta la Sicilia.